Nella mia vita ho provato tantissimi smartphone rugged e devo dire che avevo aspettative molto molto elevate per questo Nokia XR20, un dispositivo che sulla carta doveva avere una resistenza superiore alla media di tutti quelli che sono gli smartphone moderni che siamo soliti utilizzare. Però vi devo spoilerare una cosa, purtroppo non è così e vi spiego il perché, tutti i suoi pregi e difetti all'interno di questa recensione. Cominciamo! Una volta tirato fuori dalla confezione sono subito rimasto molto molto contento e soddisfatto di quelle che erano le sue caratteristiche estetiche, le scelte di design del produttore, tanto che avevo parlato con Mick dicendogli cavolo, sembra davvero un bel telefono, almeno così a guardarlo, tralasciando poi quelle che sono le scelte hardware di cui parliamo più avanti all'interno di questa recensione. Lui è infatti realizzato in questo materiale plastico che dovrebbe in qualche modo andare ad assorbire gli urti ed evitare che venga rovinato nelle cadute accidentali. Sì, il produttore ne decanta la resistenza e dice che dovrebbe durare nel tempo. Il problema è che in tutti i test che io ho fatto in questi giorni, e non sono stato proprio delicato con lui, non ho notato una particolare durabilità del dispositivo. Seppur è realizzato, appunto, come già detto, in questo materiale gommatino, una volta che va a toccare, ad esempio, l'asfalto o comunque superfici un pochettino più rigide, va subito a graffiarsi. Sì, mi direte voi, ma la cosa che a noi interessa è che non si rovini il display. Ed effettivamente, sotto questo punto di vista, il lavoro è stato fatto e si vede. C'è uno spessore molto molto resistente nella parte anteriore che va a sacrificare un pochettino quella che è la reattività del touch, ma che nel complesso andrà poi a riparare il nostro dispositivo da eventuali graffi, botte o crack del display. Mi chiedo però come un dispositivo che vanta anche tanti standard militari come il 1000STD 810H, IP68 e chi più ne ha più ne metta, possa resistere davvero così poco alle cadute. Infatti, anche leggendo la scheda tecnica sul sito del produttore, ho visto resistenza alle cadute da 1,8 metri. Ecco, io sono 1,80 m e ho fatto la classica prova di telefonata con il telefono che cadeva e purtroppo i risultati sono quelli che state osservando. Dovendo avere tutti questi standard, sono state fatte un po' di scelte di design. Come state osservando sul bordo destro troviamo il sensore di impronta digitali, sempre abbastanza veloce, ma non ai livelli dei più moderni, magari sotto ai display AMOLED. Il bilanciere del volume è una cosa unica, infatti non permette l'entrata di polvere o liquidi. Nella parte inferiore troviamo sapientemente chiusa e protetta l'USB di tipo C, il jack audio da 3,5 mm e l'altoparlante che purtroppo non è stereo. Ma sapete la cosa che mi è più piaciuta di tutto questo design, e forse anche a livello pratico su un dispositivo di questo genere? C'è un piccolo tastino nella parte superiore a contrasto con la colorazione bluastra della versione che sto provando io di colorazione rossa, e questo non è nient'altro che un tasto di emergenza programmabile. Quindi, qualora avessimo bisogno per qualche ragione, facciamo corna, incrociamo le dita, che non succeda mai, possiamo cliccarlo e avviare una modalità, un'applicazione, una telefonata in maniera semplice e veloce. Nella parte frontale è presente un display da 6,67 pollici Full HD Plus, quindi con un aspetto di forma 20 noni e coperto con un Corning Gorilla Glass Victus. Si tratta di una versione del classico Corning Gorilla Glass che abbiamo anche sui nostri smartphone moderni, ma come vi ho già detto prima, va a proteggere un pochettino di più il dispositivo in caso di caduta proprio sul display, magari su un sasso, una roccia, stiamo facendo un'escursione in montagna o se magari lavoriamo ad esempio in una fabbrica, lui andrà a proteggerlo. Io non ho fatto prove dirette a provare a sbatterlo contro un sasso sul display, ma in tutti i test che ho condotto comunque non ha riportato nemmeno un graffio. Gli effetti di una copertura così spessa si vedono in vari ambiti, primo su tutti la luminosità che è solamente 550 nits, più che sufficienti, fidatevi, per tutte le operazioni quotidiane all'esterno, quindi sotto fonti luminose dirette, sulla sensibilità del touch che risulta essere leggermente di meno rispetto a un normale smartphone, ma comunque pienamente utilizzabile. E poi intorno alla fotocamera frontale, che è un punch hole inserito all'interno del pannello. Beh, intorno al buchettino notiamo degli strani effetti di luce, sembra quasi che manchi la retroilluminazione. Il grande vantaggio che però si cela dietro un dispositivo di questo genere è la presenza di Android One.
Non so se vi ricordate questo tipo di sistema operativo, ma si tratta di una variante ai vari Pixel, spesso montata su dispositivi con un rapporto qualità-prezzo ottimale, con prestazioni magari leggermente inferiori, ma che vanta un aspetto primo su tutti, ossia la presenza di aggiornamenti per almeno 3 anni dal momento in cui noi lo andiamo ad acquistare. Quindi effettivamente lui è uno smartphone che nel tempo sarà longevo, almeno sotto questo punto di vista. Poi se lo osserviamo ovviamente non notiamo alcun tipo di differenza rispetto a un Pixel, fatto salvo per alcune impostazioni che troviamo all'interno del menu di sistema. Comunque non c'è nulla che io possa aggiungere. A me piace tantissimo l'aspetto stock di Android e mi piace andare a fare quelle personalizzazioni mirate soltanto nelle cose che vado a notare un po' di più. Non so se avete visto la puntata di What's on My Phone, avrete senz'altro capito che tipo di personaggio io sia. Esattamente come Android 11 normale, quindi quello classico che siamo abituati ad utilizzare, anche su questo Nokia XR20 sono presenti le varie gesture di sistema per andare avanti, per le applicazioni del multitasking, insomma, per questo genere di cose. A questo punto oserei dire meno male che c'è Android One, perché sotto la corazza di questo Nokia XR20 purtroppo si cela un comparto hardware a mio avviso molto 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 sottopotenziato per quello che è poi il prezzo di vendita, più o meno in linea con quello che è uno smartphone di fascia medio alta, oserei dire. E questo si traduce per tutti coloro che stanno cercando uno smartphone tuttofare, anche per eventualmente giocare saltuariamente o utilizzarlo anche in ambito lavorativo, in prestazioni sotto la norma, che vengono in parte mitigate, come vi ho già detto, dalla presenza di Android One, quindi di un sistema operativo leggero, ma che purtroppo si fanno sentire. Ora, non vi sto assolutamente dicendo che si notano lag o impuntamenti, perché oggettivamente il dispositivo si muove bene in quasi tutto, se stiamo navigando sui social network, se stiamo messaggiando, se stiamo facendo il browsing in internet, ad esempio con Google Chrome, su una pagina web, pinch in, pinch out, tutto alla perfezione, ma potrebbe succedere che magari nel passaggio da un'app all'altra, se stiamo giocando, se stiamo facendo, non so, un piccolo montaggino con CapCut, che è un'applicazione per il montaggio da smartphone, lui andrà un po' a singhiozzo, cioè ci penserà qualche secondino in più. Non darei la colpa alla RAM, che è 4 giga nella versione base e 6 giga nella versione top, se così vogliamo definirla, ma secondo me c'è ancora qualcosina da limare a livello software per migliorare o comunque far quadrare al 100% quelle che sono le prestazioni di un processore che, come abbiamo visto, è il più economico della fascia 5G, ossia permette la nuova connettività, ma comunque nulla di più. Se lo guardiamo nella parte posteriore in maniera non particolarmente attenta, non ci renderemo subito conto che le fotocamere sono soltanto 2 e che gli altri sono flash LED, penso per qualche ragione inseriti in maniera doppia da parte del produttore. Infatti uno è un dual tone, uno è un single LED, magari utilizzabile in condizioni di necessità come torcia per il nostro smartphone. Invece le fotocamere sono una da 48 con f1.79 e una da 13 megapixel che funge da ultra wide. Prima di andare a vedere come sono le fotografie di questo smartphone, devo fare un appunto su quello che è la decisione estetica del produttore. È stato inserito l'alluminio colorato nello stesso colore dello smartphone intorno alle fotocamere di un dispositivo rugged. Il risultato lo state osservando in questo momento. Tenderà proprio a staccarsi il colore alla prima caduta. Comunque ho tralasciato un aspetto estetico, adesso entriamo nel dettaglio in quelle che sono le prestazioni delle due fotocamere di cui vi ho appena parlato. Beh, il sensore principale in condizioni di buona illuminazione devo dire che fa più o meno il suo lavoro. Le foto vanno bene, hanno un buon livello di dettaglio, peccato che il bilanciamento del bianco secondo me è proprio sbagliato sotto tutti i punti di vista. Non aspettatevi un camera phone, assolutamente aspettatevi uno smartphone tuttofare, quindi di certo non sarà lui il vostro compagno ideale per gli scatti fotografici, però per delle fotografie magari in mobilità o in situazioni pericolose dove non vogliamo tirare fuori il nostro smartphone, immagino un lavoro in fabbrica, ad esempio,
è sicuramente ottimale. Bene che sia stata inserita anche la grandangolare, perché a mio avviso è un must have in questo 2021. Si tratta di un sensore leggermente più scuro rispetto a quello principale, e questo lo si può vedere in condizioni di luce crepuscolare, dove purtroppo la foto mi sembra, almeno così a primo acchitto, venire leggermente più scura. In notturna ovviamente le prestazioni sono in linea con quanto abbiamo visto di giorno. Le foto vanno bene, sono accettabili, presentano un po' di rumore digitale, ma comunque nella norma. Certo, se costasse forse 200 euro di meno. L'aspetto che apprezzo sempre su tutti i rugged phone è poi l'autonomia. In questo caso abbiamo una batteria interna ovviamente non removibile da 4630 mAh con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 4.0. In che cosa si traduce tutto questo? Beh, circa, diciamo, non del tutto, due giorni di autonomia. Con un uso intenso siamo intorno a un giorno e mezzo, ma proprio ad esagerare. Se vogliamo ucciderlo, secondo me, passiamo la giornata, ma la mattina dopo dovremo metterlo in carica. Lui nella versione 4.64 viene 450 euro, il che ovviamente stona sia con quelle che sono le sue caratteristiche di resistenza, sia con quelle che sono le sue caratteristiche hardware, che come abbiamo visto non splendono proprio di luce propria. Ma la cosa peggiore è che il prezzo per la versione 6128 va quasi a toccare i 600 euro. Sono prezzi, ragazzi, con i quali si può portare a casa uno smartphone top di gamma dello scorso anno, anche qualcosina di fascia medio-alta dell'anno corrente. Quindi non so se andrei a spendere su uno smartphone di questo tipo, ma piuttosto andrei a prendere una bella cover ultra resistente, magari una bella pellicola sullo schermo e basta. E queste erano un po' le mie considerazioni conclusive. Comunque devo dire che il lavoro sul design da parte del produttore è stato fatto. A me piace, è uno degli smartphone rugged più belli che abbia mai visto. Peccato però che non è resistente al pari di tutti quelli con cui lui si mette in diretta competizione. Peccato per le scelte hardware. Io avrei usato, avrei fatto magari una versione con 6 GB di memoria RAM, 8 GB magari con storage 128 e 256, avrei magari optato per un 750G almeno come processore. Non serve avere tutto questo hardware su dispositivi di questo genere, ma nemmeno essere così conservatori nella scelta. Voglio sapere però da voi che cosa ne pensate in merito a smartphone di questo genere. Se possedete uno smartphone rugged, quale utilizzo ne fate? Perché sono davvero tanto curioso. Io li ho provati in vari ambiti e devo dire che mi sono sempre trovato bene, ecco, in relazione a quello che è poi anche il peso maggiore, la grandezza e tutto quello che è. Infatti lui pesa quasi 250 grammi, sono 248 per la precisione. E noi ci vediamo qui su YouTube per un prossimo video su tutto Android. Ciao a tutti, da Niccolò.